parlo della mia squadra, perché a Casale Monferrato occorre solo fare i complimenti, sta allestendo, ha allestito una squadra adesso veramente equilibrata, tra esterni molto pericolosi sul perimetro, non sono io, cerco a scoprirlo. Parlo della mia squadra, questa squadra qua nella testa non ha ancora, non sono riuscito ancora io a trasmettergli il fatto che deve difendere 40 minuti. Abbiamo mille limiti, non solo l'infortunio di Kiskai, la nostra stella titolare, abbiamo mille limiti oggettivi, però è troppo comodo piangersi addosso. Sono un po' rotto le scatole di questa storia qua, e anche alla svelta, anche se abbiamo fatto solo 10 allenamenti insieme. Ora questa squadra qua, anziché prendere 50 punti nel primo tempo, e 34, dico io, 33 nel secondo, perché abbiamo fatto fare 4 tiri liberi per il bonus, ovviamente, per cercare di ribaltare, di fermare il cronometro. C'è una bella differenza tra prendere 50 e prendere 30. E quindi, poi parliamo dell'attacco, però si dicono che abbiamo nella testa l'idea, e devo dire gli attributi, di tenere uno contro uno, andiamo un po' più in là. Qualcuno forse non ha capito che ci chiama in Italia a più alto livello. E quindi mi scuso per la squadra, ma dovrebbero farlo loro, non perché mi voglio dissociare, ma perché per tenere uno contro uno non è che si cambia dal primo tempo, secondo tempo, ho fatto delle magie, che ci vogliono un po' di attributi. Quindi mi scuso nei confronti dei tifosi che ci hanno raggiunto fino qua e che meritano ben altro. Detto questo, dobbiamo essere un po' più lucidi in attacco, ma questa è una cosa che verrà col tempo, anche perché non avendo pivot, diciamo, gli stast, dobbiamo essere un po' più bravi a giocare. I pivot avranno fatto il loro dovere, perché alla fine hanno fatto più della metà dei punti. Però dobbiamo essere anche bravi a ributtare la palla fuori decente e non giocare solo dei rincorsi. Invece noi ci chiudiamo nell'area e è vero che prendiamo molti rimbalzi d'attacco, è vero che segniamo 44 punti in area con solo i nostri lunghi, però non è sufficiente. Dobbiamo essere un po' più bravi perché a un certo punto, tutta la partita Marco ci ha sfidato, ha fatto una difesa più contenitiva e non era facile. Dobbiamo avere la fiducia e la bravura per tirarla fuori. Per fare questo dobbiamo avere un po' più di coraggio in difesa. Allora se dopo uno è più sereno in attacco e magari alza la mano e gli tremo un po' meno. Però ripeto, soprattutto quando la squadra si trova sul fondo della classifica deve cominciare a muovere i piedi, se non qualcos'altro, e tenere la gente davanti a sé. Poi bravi loro, hanno trovato la bomba in un momento importante, sul mezzo aiuto, e hanno chiuso la porta così. Però non bisogna arrivare all'episodio, questo è il concetto. Il problema è un problema proprio di testa. Forse probabilmente qualcuno, o anche Daschi, non abbia gli attributi necessari per tenere un certo tipo di pressione, quando vede che la partita è più o meno andata, allora magari gioca con più serenità, ma non si può, in Italia non si può, forse da un'altra parte d'Europa o del mondo si può, qua non si può, qua devi giocare 40 minuti dal primo all'ultimo, finito, chi non ce la fa non può giocare in quelle squadre. Poi io faccio con questi, da martedì comincio a lavorare forte con questi. Non mi dissocio da nessuno, però non è possibile tutte le volte avere due teste diverse. Tutte le volte dovrei ricominciare dal secondo tempo. Non è possibile.